Ma è incredibile! Che ci fa un posto del genere sottoterra? Questo luogo è completamente diverso dagli edifici di Labirintia. Sembra quasi uscito da un libro di storia antica. Ci troviamo tra le rovine di una civiltà perduta. Che scoperta affascinante! Coraggio, professore! Esploriamo un po' queste rovine! Purtroppo non è il momento adatto. Dobbiamo trovare la grande strega. D'accordo. Allora non perdiamo tempo. Torneremo qui dopo averla trovata. Ottima idea. Dopotutto, studiare le antiche civiltà è il mio mestiere. Già, avevo quasi dimenticato che lei è un professore di archeologia. Cominciamo le nostre ricerche, allora.
Thank you.
Niente paura, ce la posso fare. Sono così felice di essere stata d'aiuto. Thank you.
Obiezione! Thank you.
La difesa è pronta. Non ho altre obiezioni.
Oh, è così emozionante! Risolvere enigmi è così gratificante! Coraggio, Maya! Non per niente sei l'apprendista del professor Layton. Uniamo le forze. Ogni enigma ha una soluzione. Thank you.
L'incendio leggendario. Ora capisci, Luna. Ma chi è che parla? Lascia che ti aiuti a ricordare. Chi sei e che cosa sei? Ma soprattutto, che cosa hai fatto? Che cosa ho fatto? Che cosa... Senti bene. Ora sì che ho capito. È tutto chiaro adesso. Oh no, sono io. Sono io, Arcana. La grande strega Arcana. La grande strega Arcana. Oh, Luna, ma cosa? Diamo inizio alle danze.
Luna era completamente fuori di sé. Sembrava quasi in trance. Continuava a ripetere: sono io, Arcana, la grande strega. E quando abbiamo cercato di calmarla, è fuggita via. Abbiamo provato a raggiungerla, ma senza successo. L'abbiamo cercata ovunque, nelle rovine, nel bosco. Ma nonostante i nostri sforzi, non c'era traccia di lei. Abbiamo pensato allora che fosse tornata in città e che una volta lì i cavalieri l'avessero trovata e condotta di nuovo in quel terribile tribunale. Ovviamente ci siamo precipitati a Labirintia per proseguire le ricerche. E proprio allora, improvvisamente, una pioggia torrenziale si è abbattuta sulla città. Nelle strade regnava un silenzio assoluto. Il rumore della pioggia incessante era tutto ciò che potevamo udire. Allora non lo sapevamo, ma quella pioggia premonitrice segnava l'inizio di una terribile serie di eventi.